Cari amici, buongiorno e ben ritrovati con l'incontro quotidiano con la parola. Anche quest'oggi il Signore ha un messaggio per tutti noi e lo troviamo nel libro di Giovanni, capitolo 3, al versetto 36. Leggiamo insieme. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. In questo versetto troviamo un contrasto tra chi crede nel Figlio e chi non ubbidisce al figlio. E ci sono due conseguenze nel fare queste due diverse azioni. Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma anzi l'ira di Dio dimora su di lui. Per capire meglio il significato di questi versetti, cerchiamo di capire il contesto. La persona che sta parlando e che dice questa frase è Giovanni il Battista. In seguito a una domanda, a una conversazione che lui sta avendo con i suoi discepoli. E troviamo questo al versetto 26. I suoi discepoli vengono da lui e gli dicono: Maestro, colui che era con te al di là del Giordano, a cui hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui. E i discepoli sono un po' preoccupati, in qualche modo sembra quasi che si preoccupano che questo Gesù sta rubando il lavoro a Giovanni Battista. Sappiamo bene che Giovanni è chiamato il Battista appunto perché lui battezzava le persone. Ma Giovanni rimane molto calmo e risponde ai suoi discepoli nei versetti successivi. Nel versetto 27, per esempio, vediamo che Giovanni rispose e disse: L'uomo non può ricevere nulla se non è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: Io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Quindi Giovanni sa molto bene qual è la sua missione, ma anche riconosce la missione di Gesù. Infatti al versetto 30 dice che bisogna che egli cresca e che io diminuisca. E al versetto 33 dice che colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio perché Dio gli dà lo spirito con misura. E poi conclude al versetto 36 chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita. Giovanni sa benissimo che Gesù è colui che è venuto a portare la vita. E il suo lavoro è semplicemente portare un messaggio di preparazione, di pentimento, di ravvedimento per la venuta del Messia. E infatti se leggiamo nel capitolo 3 di Giovanni, c'è il famoso versetto Giovanni 3,16, nello stesso capitolo, qualche versetto prima, che appunto dice che poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è un portatore di vita. Il credere in Gesù, questo potrà dare a ognuno di noi una vita eterna. Infatti, se noi guardiamo Gesù, vedremo la vita eterna. E questo è il messaggio molto semplice che Giovanni ha voluto ricordare ai suoi discepoli e che vuole anche ricordare a ognuno di noi. Dobbiamo sempre guardare Gesù come una fonte di vita eterna. Ma anche è anche vero l'opposto, che chi decide di disubbidire alla voce del Signore e non seguire i passi del Messia non vedrà la vita, anzi l'ira di Dio verrà su di loro perché non hanno preso con attenzione il messaggio di vita che Gesù è venuto a portare nella nostra vita. Questo è semplicemente un momento per ricordare l'importanza della venuta del Messia. A volte focalizziamo la nostra relazione su ciò che non dobbiamo fare per disonorare Dio o su ciò che dobbiamo fare per onorare Dio. Ma su cosa noi ci dovremmo focalizzare veramente è la vita che il Signore ha venuto a portare ad ognuno di noi. Una vita eterna, una vita piena di benefici, di gioia, di amore, di pace, ma sempre connessi con vita, vitalità ed essere vivi in eterno. Non dimentichiamoci di questo, perché questa è l'essenza del messaggio del Vangelo. Il Vangelo è venuto a portare una nuova vita a tutti noi che eravamo afflitti e morti al peccato, e non c'è cosa più bella. Che il Signore vi benedica, preghiamo insieme. Grazie, buon Dio, per questo semplice messaggio da questo versetto. Tu sei la fonte di vita. E se la nostra fonte di vita oggi, in questo momento, se noi decidiamo e crediamo nel tuo Figlio. Aiutaci, Signore, a ricordare sempre questo, in ogni momento di difficoltà, che tu sei la nostra fonte di vita eterna. Grazie per ogni cosa e benedicici. E ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.